quando si dice un tempo da lupi. Nonostante il vento freddo, nel secondo weekend di marzo, quasi 2000 atleti si danno appuntamento a Montefalco, in Umbria, per la sesta edizione della Gran Fondo La Sagrantino, magistralmente organizzata dalla Ciclo Eventi dell'attivissimo presidente Alfredo Molendi. L'edizione 2012 del Prestigio è dedicata quest'anno proprio ai lupi, ben simboleggiati dai tre splendidi esemplari di cane lupo cecoslovacco che fanno da apripista alla manifestazione. Ma William, Yuma e il piccolo Igor non sono le uniche attrazioni presenti a Montefalco. Umbria Gustus, l'area dedicata ai sapori, fa da ideale cornice del gusto. Invece, per chi ama solo il ciclismo, arrivano a portare il loro saluto il professionista del Team Sky Salvatore Puccio e l'ex professionista Massimiliano Gentili. E prima della partenza agonistica va in scena la Sagra Longa. Il primo dei 450 che scelgono la partenza libera è Mario Paterni Montelli, classe 1935, lo zio Mario dei ciclisti. Ma è il piacere di andare in bicicletta, tutto qui, perché senza fare grosse cose, basta pedalare, stare insieme, essere uno dei tanti. Ma oddio, vediamo con i ragazzi qua, se loro mi aspettano io mi fermo anche. Io direi di sì. Apposta allora. Io mi fermo di sicuro. Lo scontro personale con gli altri più forti? Perché se ci scansano è meglio per loro. Ok, è un discorso di sicurezza, si va sulla sicurezza. La fanno a reggere il passo, mi frenano, come corre con uno sul groppone, guai. E per i partecipanti alla Sagra Longa non manca il conforto dei punti di ristoro. Ottimo e fondamentale. Banane di Pontefagno. Ma lo spettacolo più suggestivo arriva con la partenza delle migliaia di ciclisti che scendono dalla cosiddetta ringhiera dell'Umbria. Non succede molto nelle prime fasi della Mediofondo. Al chilometro 57 si portano al comando Omar Pierotti, Giordano Mattioli e Fabrizio Giardini, entrambi del team Monarca Trevi, e Luca Nelli della Sant'Arcangiolese. Il gruppo insegue con un ritardo di 1 minuto e 30 secondi. In località Campello lo sfortunato Giardini rompe una scarpa ed è costretto a fermarsi. Gli altri tre continuano fino alla salita finale di Montefalco, dove Omar Pierotti riesce ad allungare di quel tanto che basta per transitare a braccia alzate sotto l'arco di arrivo. Sinceramente gli ultimi 3 chilometri della salita l'ho fatta con i grampi, perché non so, magari ho cambiato poco il telaio, mi hanno dato la squadra il telaio nuovo,
non, forse ancora non mi sono del tutto ambientato, ho fatto tutta la salita con i crampi, poi all'ultimo chilometro ho visto che Giordano Mattioli stava un po' in crisi, ho accelerato per modo da dire, ma non è che sono venuto solo col mio passo. Gli ultimi chilometri sono stati faticosissimi, c'è stato sempre vento contro il laterale, peccato per il mio compagno di squadra che ha rotto la tacchetta, sennò sarebbe stato un buon aiuto. Poi siamo arrivati in tre sotto la salita, io normalmente un arrivo del genere lo preferisco, solo che quest'anno per problemi di lavoro sto un po' indietro con gli allenamenti, manca un po' di fondo e l'ultimo chilometro si è spenta la luce. Omar Pierotti mi ha passato, era più fresco, pazienza, sono contento, la corsa di casa andrà meglio la prossima volta. La gara femminile della medio fondo di Montefalco se la giudica Michela Bergozza. La forte atleta dell'Hot Wheels Team lascia a 8 minuti di distanza la seconda arrivata, Claudia Zuliani. Più complesso lo svolgimento della gran fondo. Grande protagonista Paolo Minuzzo, l'atleta della Wintermiche, attacca al chilometro 50 e guadagna subito 1 minuto e 30 secondi su Riccardo Nicotra, il quale però viene riagguantato dopo Massa Martana da un gruppo di una trentina di unità. Vola tutto solo invece Paolo Minuzzo, che dopo 83 km di corsa accumula un vantaggio di oltre 4 minuti sul gruppo degli inseguitori, che nel frattempo si è infoltito. A 25 km dalla conclusione, il vantaggio di Minuzzo nei confronti degli inseguitori scende sotto il minuto. A meno di 10 km dal traguardo, un gruppetto di 6 atleti, infatti nel frattempo si è agganciato Fabio Laghi, riesce ad agguantare il fuggitivo. Così, a 5 km dalla fine, ci prova Fioretti, ma il controllo tra gli uomini al comando è serrato e i 7 si presentano tutti insieme ai piedi dell'erta finale che porta a Montefalco. Sull'ascesa verso il traguardo tenta Laghi, che viene raggiunto in vista dell'ultimo chilometro. Partono così una serie di scatti, ma negli ultimi 500 metri Bertula mette a segno il colpo decisivo. È stata impegnativa, soprattutto per il grande evento che abbiamo incontrato, soprattutto nella parte finale. Comunque ho potuto soffrire di un buon gioco di squadra, visto che avevo il mio compagno fuori fin dall'inizio, Paolo Minuzzo, che meritava anche di arrivare all'arrivo vittorioso e ci speravo per lui. Alla fine ci credevo anche un po', gli ultimi 10-15 km, sapendo che avevo dei compagni dietro, speravo in qualche rallentamento, invece sono andati forte e dopo mi ha ripreso, non ne avevo più. Non si placa la fame di vittorie di Claudia Gentili, che si aggiudica anche l'edizione 2012 della Gran Fondo femminile dedicata al Sagrantino. Il suo arrivo sul traguardo di Montefalco è una bella immagine di altri tempi. Claudia crolla stremata dopo aver dato tutto, anche se la sua diretta avversaria, Maria Cristina Prati, viaggia con ben 12 minuti di distacco. Ricco il protocollo delle premiazioni, una cerimonia impreziosita dalla presenza dei figuranti della Fuga del Bove. Particolarmente attesa la consegna delle maglie del circuito degli italici ai leader delle varie classifiche. Anche quest'anno il sindaco di Montefalco, Donatella Tesei, ha fatto sentire alla Gran Fondo del Sagrantino la vicinanza delle istituzioni.
i ciclisti e accompagnatori, quindi abbiamo avuto la città invasa da 3-4 mila persone. Siamo stati molto felici di questo grande evento, è importante per noi anche per far conoscere il nostro territorio, le nostre eccellenze. A parte un po' troppo vento, però per il resto direi che è andata molto bene. E per il patron Alfredo Molendi, la soddisfazione di aver doppiato il precedente record nel numero dei partecipanti. Il numero chiuso era 2000, abbiamo voluto continuare nelle iscrizioni, però poi ci siamo resi conto che magari poteva creare qualche problema, no, e un numero molto più alto. Mi dispiace a tutti quelli che purtroppo sono rimasti fuori, perché poi dal giovedì abbiamo chiuso completamente le iscrizioni e c'erano ancora tantissime atleti che volevano iscriversi. Però Montefalco è piccola, vediamo tutti com'è, un gioiello dell'Umbria. E va bene così, data bene, sono tutti divertiti, specialmente divertiti. Allora, il percorso è stato molto molto lungo, specialmente gli ultimi 3 chilometri che sono stati praticamente micidiali, no? Con tutta la forza siamo riusciti a farla e con tutta la nostra energia, vai Sebrano! È stata dura, guarda, grazie e complimenti. 10 prestigi questo signore, oggi comincia a fare l'11esimo.